Una centrale diventa un microreattore perché la chiave dell'universo è l'infinitamente piccolo. 10 alla meno 9, ovvero 1 su miliardesimo. Il rapporto è lo stesso che troviamo tra un pallone e il nostro globo terrestre. Questa notazione matematica, un vero gol, indica la scala in cui si definiscono le nanoparticelle, protagoniste oggi in molti campi di sviluppo, dall'energia alla medicina. Sorprende però che l'infinitamente piccolo fosse utilizzato anche ieri, in tempi remoti. Siamo andati al Parco della Scienza di Amsterdam per incontrare Federico Montanarella, ricercatore che si occupa di nanotecnologie applicate al campo della luce e autore di uno studio su interessanti scoperte di archeologia scientifica. Quello che facciamo nell'azienda, appunto, in cui lavoro è cercare di incorporare i nanocristalli e quindi queste nanotecnologie nella tecnologia dei LED, delle luci LED, e in particolar modo per migliorare l'efficienza della luce bianca calda. I LED sono composti da due componenti principali, una luce blu che sta dietro e sopra questa luce blu andiamo a deporre delle polveri che sono chiamate fosfori e che trasformano parte di questa luce blu in luce bianca. Qui abbiamo un esempio di un LED con la polvere sopra. Quando lo accendiamo, a seconda della polvere che utilizziamo, possiamo avere una luce che è più calda oppure una luce che è più fredda. La differenza è che in questo caso qui utilizziamo una nanotecnologia. Questi materiali sono terre rare e che vengono già utilizzati in maniera convenzionale nei LED, convenzionale nel senso parliamo di una scala micro, quindi diciamo circa 1000 volte più piccolo di un millimetro. Quello che noi cerchiamo di fare è di utilizzare gli stessi materiali, quindi con la stessa composizione, però su scala nano. L'uomo che avete visto entrare sullo sfondo è Tom Ilgerink, un product designer che progetta dispositivi per fornire luce a infrarossi in ambienti chiusi. Un'altra frontiera della luce, usata non per illuminare, ma per generare benessere. Nella squadra dove lavoro hanno dimostrato che la luce a infrarossi ha degli effetti benefici sulla salute, migliora l'umore, abbassa il battito cardiaco a riposo, rafforza il sistema immunitario. La parte infrarossa della luce solare viene bloccata dai vetri delle finestre e dunque quando siamo all'interno di edifici ne siamo privati. Il concetto è dunque di riportare la luce solare ed i suoi effetti benefici anche al chiuso, dove spendiamo la maggior parte del nostro tempo. I segreti della luce. Montanarella li ha studiati anche per il passato. In un saggio storico ha dimostrato che le nanoparticelle non sono figlie del nostro tempo, ma hanno radici antiche. Gli Assiri sapevano che se mischiavano, per esempio, delle masse vetrose, no, delle polveri di vetro, o dell'oro, o dei precursori di argento o di rame, e poi cuocevano questa massa ad una certa temperatura, per un certo periodo di tempo, in molto specifiche condizioni, allora ottenevano dei materiali con delle proprietà straordinarie. E sappiamo noi oggi che queste proprietà derivano dalla presenza di nanocristalli e nanotecnologie nel materiale. C'è questa bellissima e straordinaria coppa che è tenuta al British Museum, che si chiama la Coppa di Licurgo, e questa coppa è bella perché da un lato ha un colore verde smeraldo se guardata di fronte, ma se vi è una luce per esempio dietro questa coppa, la coppa risulta di un colore rosso. Sono andati nel XX secolo a prendere una parte di questa coppa, un pezzettino minuscolo, e sono andati a metterlo sotto il microscopio elettronico e hanno visto la presenza di nanocristalli di un misto di oro e argento della dimensione circa di, diciamo, 200 nanometri.